Amici, per il giorno della memoria ci troviamo a Candelo, dove c'è stata la lettura e la presentazione di un libro, un romanzo per la precisione, La contabilità del diavolo. Le autrici sono Monica Dogliani e Andrea Ronchetti. Abbiamo qui con noi Monica. Romanzo, tanti libri di storia sono stati scritti, ma romanzi pochi sul periodo e ambientati in un campo di concentramento. Sì, in effetti è così, ci sono molti saggi e un po' meno romanzi, anche perché è difficile gestire in modo narrativo una realtà così feroce come era quella del Lager, però è anche vero che avvicina più facilmente il lettore e se si è fedeli alla storia il risultato è molto interessante e può aiutare poi ad approfondire l'argomento passando alla lettura dei saggi. C'è alle spalle naturalmente una ricerca storica piuttosto precisa che è durata molti anni. Beh, no, molti anni no, però noi avevamo già una grande preparazione nostra per passione della storia e di conseguenza abbiamo mantenuto fede a quello che era quel percorso, tutto quello che è successo all'interno del Lager l'abbiamo rispettato e sì, però la nostra preparazione effettivamente è una preparazione solida. Può aiutare il libro, il romanzo, a capire meglio quel periodo storico? Assolutamente sì, qualsiasi lettura dà un'apertura diversa delle cose, anche perché magari nello stesso argomento affrontato su più testi si possono trovare degli spunti, dei dettagli che si erano persi in altro che proprio non erano stati citati, quindi certo, assolutamente. La nostra generazione ha avuto ancora un contatto diretto con quelle che erano le realtà che uscivano dal periodo tragico. Io mi ricordo a scuola, comunque, bene o male, arrivava il nonno, arrivava il partigiano, il deportato che ci raccontava, e questo perlomeno a me ha segnato particolarmente. Adesso, non essendoci più questo tipo di relazioni, i libri di quel periodo assumono un'importanza maggiore. Assolutamente sì, vanno stimolati i giovani nella lettura. Io capisco che con le statistiche che ci informano che la lettura è una di quelle attività che è in discesa, diventa difficile. Ed è anche forse stato più facile per noi avere il contatto personale, no? La persona in carne ed ossa che non invece magari una testimonianza sul video. Però è assolutamente fondamentale fare il percorso della testimonianza sul video, su quelli che ci sono ancora di sopravvissuti, quindi ascoltarli e poi iniziare a leggere romanzi, saggi, documentari, vederli anche in televisione perché sono anche un'alternativa per incentivare l'approfondimento della materia. Pagina chiusa in una maniera tombale, pagina storica chiusa in una maniera tombale, oppure i nazionalismi e il razzismo può pericolosamente portare a queste situazioni, riportare a queste situazioni? Nulla è mai chiuso in modo tombale. La cronaca ci insegna che in questo periodo storico sta avvenendo un trasferimento di esseri umani da una parte all'altra, quindi è assolutamente importante conoscere il passato, perché se non lo conosciamo l'insidia potrebbe essere quella di tornare e noi non riconosciamo i sintomi. Il razzismo c'era allora come c'è adesso, quindi la storia della Seconda Guerra Mondiale deve essere conosciuta, in modo particolare adesso. Dove si trova il libro? Il miglior modo anche a livello di internet per poterlo avere qual è? Assolutamente su tutte le piattaforme, per chi è tecnologico vi conviene che così ve lo portano praticamente a casa, altrimenti si ordina in libreria. Bene, La contabilità del diavolo di Monica Dogliani e Andrea Rocchetti. Grazie Monica e buona giornata. Grazie a voi. Yeah.
bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Primo domenico